del Bakasan stiamo per partire alla volta del Fuji, destinazione Kawaguchiko. Sono le 9:30 di mattina e siamo nella stazione JR di Ueno in attesa del nostro treno, di uno dei tanti che ci porterà in là. A dopo. Io e il Bakasan siamo ancora sul treno diretti a Otsuki. Siamo quasi a Mitaka, dove c'è il museo di Miyazaki, e volevo farvi vedere un po' com'era la metropoli di Tokyo ad un'ora dal centro. Guardate fuori l'esterno. Adesso arrivo. Alberi ovunque, ma case attaccate proprio alla ferrovia in una maniera incredibile. Guardate tutta la... Faccio vedere per un po', giusto per farvi rendere del panorama giapponese. Abbiamo lasciato da poco la stazione di Tachikawa, ma volevo segnalarvi una cosa che ho visto e che non sono riuscito a riprendere. Era un deposito del gas alto una trentina di metri di circonferenza, perché era una palla a pochi metri dalle case, ma veramente pochi metri dalle case e dalla stazione, alla faccia dei problemi che ci facciamo noi in Italia per depositi del gas. Finalmente un'ora e tre quarti dopo che siamo partiti da Tokyo abbiamo lasciato indietro la civilizzazione, siamo in un territorio un po' più rurale, anzi montano, ci siamo proprio infilati in mezzo alle montagne cercando di raggiungere il Fuji. Bakasan in un esercizio di stile con un giapponese, bellissimo. C'è il giapponese che sta cercando di parlare con lui e non... si capisce, bellissimo. Siamo dentro al treno che ci sta portando al Fuji, Bakasan vi sta salutando e potete vedere alle mie spalle la bellissima zona montana in cui siamo, molto più tranquilla e molto meno caotica di quella di Tokyo. Bene, siamo arrivati a Kawaguchiko, come potete sentire dal fruscio del vento direi che ci sono dei bei nuvoloni e il Fuji, che è in quella direzione, è coperto dalle nuvole stranamente, e speriamo domani dovrebbe essere una giornata migliore, se no siamo venuti qua per vedere il Fuji che è coperto dalle nuvole. La faccia di Bakasan dice tutto, la disperazione è nostra. Finalmente arrivati al nostro hotel davanti al Monte Fuji, coperto dalle nuvole. Vi voglio far vedere la camera, questa è l'entrata, adesso c'è l'area tatami. Ok, mi abbasso, sennò io cozzo per terra. Vedete l'area, il Bakasan è già lì intento a fare le foto. Questa qui è l'area vivibile, c'è un bagno per piano, un UCS proprio. E poi c'è un bagno comune al quarto piano, noi siamo al secondo. Tutto questo per la modica cifra di 5.200 yen a notte. Complimenti. È spuntato il sole, stiamo cercando di andare a vedere una grotta e vi faccio vedere una panoramica della stazione del Kawaguchi, panoramica di quello che si vede. E purtroppo, essendo un paesino di montagna, qua tutto chiude per le 5:30 e via dicendo. Il sole è già sparito. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ormai sono già le 3:30. Stiamo ancora ridendo. Alla fine abbiamo deciso di andare in un'altra caverna perché quell'altra era troppo lontana e lo scudozzino che ci stava portando in giro stava rischiando di ribaltarsi. Quindi abbiamo deciso di andare nella Bat Cave. Sì, c'è la Bat Caverna qua in Giappone. E solo che abbiamo il caschettino protettivo e non riusciamo a smettere di ridere. Caverna, se ritrovate questo filmato, vi vogliamo bene. Io e il Bakasan eravamo alla disperata ricerca di un posto dove mangiare questa sera a Kawaguchiko, ma sono le 7 di sera e tutto chiuso. In compenso abbiamo trovato un tempio ancora aperto, che adesso ci faremo un giro e chiederemo al dio di questo posto se ci darà l'opportunità di mangiare da qualche parte. Intanto noi il Fuji non l'abbiamo visto, abbiamo provato di mettere una pezza andando nella Bat Caverna, speriamo che domani il tempo migliori, anche se là i nuvoloni non promettono nulla di buono.
Ciao dal vostro M, ci vediamo domani.